Buonasera a tutti gli amici di Facebook, siamo tornati con una nuova puntata di Happy Hour dagli studi di Radio Portalecce e questa è la quinta puntata, quindi facciamo la prima mano di puntata, sapore del lockdown che sento e che sta per arrivare, imminente, soft, light, come lo vogliono chiamare, sempre che ci chiudono e vedremo insomma di cosa si tratta, insomma, per quante settimane tutto ciò andrà avanti. Lo facciamo chiaramente per il bene della nazione, per il bene nostro, della persona. Non dimentichiamo che al centro della Costituzione c'è la persona, per questo è rivoluzionaria la nostra Costituzione e quindi è inevitabile che si vada a tutelare la salute. Precedentemente mi era stato bloccato il video in alcuni 249 paesi del mondo. Perché avevo avviato una diretta, ma c'era il volume delle cuffie alto e si sentiva a quanto pare. E Facebook subito: ah! Musica, copyright! Prendiamo tutto, chiuso, cancellato. Stacca, stacca, stacca. Datemi 2 minuti, vi abbassavo. Invece subito: boh, musica bloccato, 249 paesi, e che te pensi tu? Quindi vedremo bene il sistema elettorale americano, che è molto complesso, perché si vota in maniera strana, complicata, per noi è molto complicato rispetto al nostro alla nostra maniera di votare, che se non sbaglio è un proporzionale in Italia. Si parla tanto dei due candidati principali, che sono Joe Biden e Donald Trump, i due candidati, uno del Democratic Party e l'altro del Republican Party. Quindi democratici e repubblicani, la famosa, insomma, lotta tra democratici e repubblicani in America. Poi però non esistono solo questi due sono quelli maggiormente sponsorizzati perché sono i partiti che vanno per la maggiore in America. Poi ci sono altri partiti, altri candidati. Quindi ad esempio abbiamo Joe Jorgensen e Howie Hawkins del Partito Verde, i Verdi. E poi abbiamo una soglia di altri candidati dello 0,3%, tra cui c'è anche il rapper americano Kanye West, rapper imprenditore e tante altre cose, non solo rapper, Kanye West che si è candidato come indipendente, però sempre un po' sotto l'ala del grande Trump. E infatti ha ottenuto meno lo 0,3%, un risultato quasi vergognoso. In queste ore si stanno terminando le operazioni di scrutinio dei vari stati. E per alcuni abbiamo già i risultati, infatti superata la soglia del 51% si può ritenere maggioranza dello Stato e quindi vince in quello Stato quel candidato. Infatti basta un solo voto per vincere in quello Stato, ma vedremo meglio successivamente cosa significa questa cosa. E gli stati che sono rimasti saranno determinanti per l'esito finale. Infatti i due candidati sono praticamente in un testa a testa furioso, Joe Biden e Donald Trump. Qual è il sistema elettorale americano? Perché si devono raggiungere questi famosi 270 punti? Allora, il sistema elettorale è detto molto maggioritario, a suffragio semidiretto, creato verso la fine del Settecento e che ancora oggi decide chi sarà il presidente degli Stati Uniti. Allora, con l'Electoral College, i cittadini dei 50 stati, a cui si aggiunge poi il distretto di Columbia, ovvero la città di Washington, il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, il sistema elettorale assegna a ogni stato un peso in voti elettorali. In tutti i voti elettorali, a seconda questo della grandezza dello stato. In tutti i voti elettorali che i candidati si devono spartire, in tutto sono 538. Per ottenere la presidenza, un candidato deve ottenere quindi 270 voti. Ogni stato ha un numero di voti elettorali pari al numero dei deputati di quello stato, che sono in proporzione alla popolazione, più il numero dei senatori, che sono due per ogni stato, senza differenze di popolazione. In più, il District of Columbia elegge tre grandi elettori, tanti quanto lo stato più piccolo. L'elezione presidenziale funziona come tante grandi elezioni uninominali. Il candidato presidente più votato in ogni stato, anche se di un solo voto, ottiene tutti i voti elettorali di quello stato. Biden, ad esempio, Biden vince in California, ottiene tutti i 55 rappresentanti della California nell'Electoral College. Trump vince in Texas, ottiene tutti i 38 punti che assegna il Texas e così via. Biden ha pubblicato questo schema, questa locandina, in cui dice, secondo i nostri dati, quindi secondo i nostri calcoli, Joe Biden sarà, è un elenco, sarà il candidato con maggiori voti di tutta la storia dell'America.
Questo probabilmente a causa della grande, grandissima affluenza che c'è stata al voto, pensate la più alta dal 1908, se non sbaglio. Quello che ha ottenuto il più del 50% dei voti popolari, però attenzione, i voti popolari non sono ciò che esce poi dal vincitore, perché anche 4 anni fa dai voti popolari uscì vincitrice Hillary Clinton, dai voti popolari, e perdente Trump. Per una cifra del 54%, ma ai grandi elettori poi si vide come invece vinse Trump di ben 304 punti contro i 227, quindi una vittoria schiacciante sostanzialmente, che quest'anno non vedremo perché è un testa a testa continuo. E poi dice anche alla fine win, quindi vincerà Biden. Vi svelo, insomma, quali sono gli stati che non hanno lo stesso sistema elettorale di tutta America. Sono due, sono il Maine e il Nebraska. Ogni stato è libero di scegliere la propria legge elettorale. Il Nebraska elegge ben 5 grandi elettori, il Maine 4. Due grandi elettori vengono assegnati al candidato più votato a livello statale, mentre gli altri due, nel Maine o 3 nel Nebraska, vengono assegnati al più votato a livello delle circoscrizioni elettorali che formano lo stato. Quindi ancora più complesso. Di quello generale. Storicamente il risultato è quasi sempre che un candidato conquista tutti i voti elettorali di quello stato. Le due personalità che si sono delineate durante la campagna elettorale mostrano caratteri estremamente diversi tra Joe Biden e Donald Trump. Uno che si è dimostrato tranquillo, forse troppo buono, l'altro invece è il tipico guerrafondaio americano con la passione per l'industria. La differenza è evidente anche nei programmi. Fra i settori che potrebbero subire i maggiori cambiamenti nei due diversi esiti elettorali ci sono senza dubbio quelli dell'energia e dell'industria, appunto. Trump, che ha già ritirato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, non è interessato ad accelerare la transizione energetica verso soluzioni più sostenibili. Al contrario, Biden ha annunciato che gli Stati Uniti dovrebbero raggiungere le emissioni zero entro il 2025. E questo l'ha fatto facendo forse un occhiolino a Greta Thunberg, probabilmente. Più sfumate, invece, le differenze fra i due candidati quando si tratta di regolamentare le grandi società tecnologiche e di mitigare il costo dei farmaci. Sotto il profilo sanitario, però, le differenze e le distanze tornano ad allargarsi quando è in questione la copertura sanitaria pubblica, il Medicare, che Biden intende potenziare e che invece. Trump addirittura voleva mettere delle limitazioni a quello che è poi stato chiamato anche Obamacare, no? Con Biden crescerebbero in modo assai forte le uscite per infrastrutture, ma anche per l'istruzione. Aumenterebbe anche il carico fiscale, in particolare sulle aziende. Trump invece andrebbe a investire 4 volte meno sulle infrastrutture e ridurrebbe le spese relative alla sanità e alla sicurezza sociale. A ciò si affiancherebbe una politica di ulteriori tagli fiscali sul reddito dipendente e sui redditi personali. Questo probabilmente spinge gli americani a preferire Trump a Biden, perché altri motivi io non ne vedo. Secondo me, se si candidasse, ho azzeccato i verbi, se si candidasse Michael Jordan, io sono sicuro che tutti voterebbero Michael Jordan, perché lui ha un impatto pazzesco sul popolo americano e. È veramente assurdo quello che riesce a fare con le sue parole, semplicemente. Tra poco faremo una sorpresa, apriremo le telefonate. Andiamo in diretta, in diretta. Io direi che è il momento di aprire le telefonate. 1, 2, 3, pronto. Pronto? Buonasera, siamo su Radio Portalecce. Eh sì, questa è Radio Portalecce. Sono il governatore De Luca, governatore comandante della dell'esercito del Sud, Esercito del Sud. generale delle legioni Campanistan, servo leale dell'unico vero imperatore, me stesso. Ok. Ah, davvero? Non ci aspettavamo questa telefonata. Che piacere, signor De Il Luca. piacere è tutto mio. Spero solo di non trovare un clima No, ostile. ostile no, Da sicuramente. battaglia di pagliacci, No, insomma, pagliacci. da clown fiesta. No, 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 assolutamente. Volevo farle una domanda, non la solita, delle misure da lei adottate. Vorrei chiederle qualcosa sulla musica che le piace ascoltare, insomma. Una Una domanda domanda strana, strana da parte sua, dicevo. giovane Sì. speaker alle prime armi. Comunque, Proviamo, eh. se proprio ci tiene a saperlo, prediligo la musica classica. Di certo diversa da quelle bambinate per ragazzini,
o per ragazzine alle prime crisi Sempre d'amore. originale. Vabbè, forse è meglio cambiare argomento. Come ben saprà, tra poco, l'11 novembre, sarà San Martino. Non sarà possibile festeggiare neanche Guardi, la questa. interrompo subito e Ah, approfitto per fare un annuncio. Il giorno certo. 11 novembre chiude tutto alle 12 in Campania e nel resto del mondo. Addirittura. Non permetteremo il dilagare dell'epidemia a causa di una festa, una festicciola che è un monumento alla bagiotteria Sicuramente, francese. sicuramente. Questo Martino di Tours, come si Sicuro, sicuro. dice, è una festa squallida di cui se ne può anche fare a meno. Tutti imbriachi alle 21, quello che scrive il messaggio alla ex, per evitare, chiudiamo tutto e mandiamo i francesi a casa. Ma guarda, se devono essere loro a dettare legge nel mio Non so quanti territorio. francesi. Comunque, vabbè, penso sia un po' esagerato. Non era intenzione di nessuno festeggiare Senta, mi nessuno. ascolti adesso. Le Non voglio credo, raccontare ci una storia. siamo. Un giorno, vicino a un palazzo a Napoli, in centro, stavo facendo il mio solito giro Perché quando fa? sento captare dal mio naso bionico un Bionico? profumo di pasta con le Ah, sarde. buono. Pasta con le sarde significa felicità. Felicità Sì, sicuramente. significa compagnia. Compagnia, un po' compagnia. Compagnia significa No, Covid. vabbè, mo esageriamo, dai. Allora, ho impugnato l'ascia che mi ritrovavo dietro la Sì, la schiena, ho laringe. salito i due lunghissimi piani, ho sfondato la porta e mi sono imbattuto in un assembramento in piena regola. Assembramento. Una riunione di una dolce famigliuola Che che con con fare fare ammiccante ammiccante mi dicono: Uè, De Luca, a passa sette tu toccaci, caccia. mangiamo una bella pasta con le sarde tutte assieme, yam yam. Yamma ya. A quel punto il mio colorito era passato da rosa scuro a bronzatura ischitana a nero cenere vesuviana. Il resto non glielo racconto perché potrei scadere nel No, penale. non vogliamo Sappia questo. solo Che che la la casa casa è ora è nuovamente in affitto. Ok, ma la morale di tutto ciò quale sarebbe? Vuole sapere la morale? Sì. Al De Luca Nero non gli devi rompere i No, no, coglioni. no, vabbè, va bene, grazie Grazie a lei. governatore, grazie governatore De Luca che è venuto qui, insomma, un'improvvisata, un po' così, all'improvviso, il governatore così, un pazzo scatenato, vabbè. Comunque, apprezziamo tanto, quindi a San Martino tutto chiuso alle 12, e non solo in Campania, anche in tutto il mondo, lui ha le chiavi, sue parole, sicuramente parole forti di un uomo assai turbato. Abbiamo terminato anche questa puntata di questo Radio Portalecce, la quinta, diciamo, puntata. Non sappiamo se ce ne saranno delle altre, speriamo vivamente di sì. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti. Ciao!